Rapina a mano armata ieri sera attorno alle 19 in Piazza Progresso a San Nicolò a Tordino ai danni del supermercato Tigre Amico. MDM, le iniziali del rapinatore, 34enne teramano, è stato arrestato dalla polizia. È entrato nel punto vendita con il volto coperto da un passamontagna, impugnando una pistola Beretta scacciacani, ma senza il tappo rosso. Il rapinatore ha minacciato una cassiera intimandole di consegnare l'incasso di giornata, ma la donna spaventata è fuggita rifugiandosi nell'ufficio del responsabile del supermercato. Il rapinatore l'ha seguita a pistola in pugno, il titolare si è messo in mezzo nel tentativo di fermare l'aggressore, che a sua volta gli ha puntato la pistola alla tempia, costringendolo ad aprire le casse. Una volta raccolto il bottino, il rapinatore è fuggito all'esterno nella sua macchina, seguito dal responsabile del supermercato che ha notato sia la targa che il tipo del veicolo, chiamando immediatamente la polizia. In pochi minuti le pattuglie delle forze dell'ordine hanno raggiunto San Nicolò e rintracciato il rapinatore nei pressi del supermercato. In macchina aveva ancora la refurtiva, il passamontagna e la pistola con alcune cartucce. È successo che verso le 19 si è presentato un uomo italiano con la pistola in pugno e ha intimato di dargli i soldi delle casse, delle casse, cose che noi abbiamo fatto tranquillamente. Dopodiché è andato via, ma dalle notizie che io ho so che è già stato preso, quindi arrestato. Infatti sono in attesa di andare in questura per sporgere denuncia e eventualmente... Se me lo fanno vedere, riconoscere se è lui o meno. Ha fatto del male a qualcuno? Per fortuna no, era sicuramente agitato quanto noi lui, però non ha fatto del male a nessuno.